Luca Chiapella, da poche ore il nuovo presidente provinciale di Confcommercio, un'eredità pesante da ricevere. Sì, stamattina abbiamo fatto il consiglio provinciale. Come hai giustamente detto, Ferruccio lascia un testimone pesante dopo 33 anni di sua presidenza, dal 1984 fino a questo lunedì 17 di luglio. Abbiamo ricordato tutte le tappe che con lui abbiamo fatto in tutti questi anni. Io dall'89 sono stato il fondatore del gruppo giovanile, ho ricoperto incarichi provinciali e nazionali e ho fatto tutta la mia gavetta all'interno dell'organizzione. Confcommercio è un'impresa per l'Italia della provincia di Cuneo, una realtà importante a livello associativo che raggruppa i settori commercio, turismo e servizi, e in questo ambito ho formato una squadra rappresentativa del territorio provinciale. Il vicepresidente sarà Giacomo Badellino di Bra, avrò una presenza femminile in Francesca Sartore di Alba, Agostino Gribaudi di Savigliano, un altro giovane che è Carlo Comino di Mondovì e il neo presidente degli albergatori Carlo Zari. Con questa squadra per il prossimo quinquennio ci apprestiamo a presentare prossimamente il programma di mandato, dove nella presentazione odierna Confcommercio sarà assolutamente schierata per quella che è la promozione del territorio in un aeroporto, in un hub importantissimo come Bergamo, con i suoi 13 milioni di passeggeri, e questa sarà un'occasione straordinaria di promozione e di valorizzazione di un territorio tutto. Ci sono degli ambiti sui quali lei pensa di impegnarsi subito, da subito? Stamattina ne abbiamo parlato, in primis sarà la digitalizzazione delle imprese, un settore che mi sta e ci sta molto a cuore, l'ambito del credito, in virtù anche della fusione che la nostra cooperativa provinciale ha fatto lo scorso anno in un Confidi vigilato che ha Sconfidi Nord-Ovest, la tematica della formazione e la tematica sindacale che deve essere nelle corde di un'associazione importante come Confcommercio.